Puttana vacca. Il fatto è che non sei un soldato qui, rispetto agli altri, sei un idiota proprio, un animale. Questo io non la caricherei da nessuna parte comunque. Però magari è il suo bello. No, invece è il suo bello. Cioè veramente in mondo, ma fagli vedere faglielo provare quando è handicappato a muoversi. Non è un problema, adesso vado su io. Dobbiamo andarcene immediatamente. Prima mi spieghi che fa qui da solo nel cuore della notte. Io, lei invece è il mio largo. Perché non mi racconta tutto, Mi svuota. Non crederà di mio. È vero che muore se sei in che modo. Ehi, si fermi! Aspettiamo una cosa! Non dire si fermi, che cazzo fa? Io, bello! Ma tanto se sai già che non sono un gas, ti va. Puoi già spostarti? Addio! Io c'ero un per... Sai che così non... Che mira di merda. Fortuna che... Ah, questa è la sua macchina, tra l'altro. La sua macchina, mia. Mira così, senza le... Ecco, così. Dove diavolo credi? Non hai fatto una figura del cazzo. Guarda sul tavolo se ci sono piano. Dai, quanto tempo è... Spara a testa. Schiaccia. Per cazzo. Devi calcare. Guarda, sei lento, guarda, sei lento. Pistole da queste parti non servono molto. Due colpi. Sei divertendo? Beh, oh, un pochino sì. Dai, che stupido però. Guarda, ti ha provato. Torna indietro, no? Lascia che ti venga in avanti, tanto è lento quando ti... da un fianco della macchina. Ho avvisato non prendermi per il culo. E che coglione, beh. Ma vaffanculo, non volevo sparare. Cagare, non volevo sparare. Usa il coltello, dai, tanto. Devi fargli un top di danno. Cosa stai facendo? Che cazzo fa? Non puoi saltare, non puoi fare niente sto gioco. Guarda che se sei in survival. Adesso. Tieni per nulla, cara tua. Guarda sul tavolino, vabbè, c'è la tua domanda. C'è qualcosa nel mobile. Capelli di culo. Attaccalo quando schianta. Ti prendo. Stava. Spostati, vai di fianco. Non te lento. Ma c'è in mezzo. Poi lento, poi quando è ferito è impossibile. Ti ho detto che è assurdo, ma non conosci gioco. Devi ammazzare il tipo. Capisci un cazzo, sì. Sì, devi praticamente. Dopo un po' di volte che lui si stampa, prende fuoco la macchina, io mi ricordo questo. No, l'hai detto! Io non lo sapevo. Cazzo, mi hai rovinato la sorpresa. Ci chiude questo, non lo so. Infatti guardaci un po' che non so guardare. Vai vai. Fluido chiuso. Non è di fuoco. Prova a buttare ancora con i liquidi sulla macchina. Felice, questo combinato che è il proprio oggetto può essere usato, non può essere. Non può essere usato da solo. Devi sparare addosso, non so. Potrà fuori di sparo. Fluido chimico. Dovrei sforzarti. Puttana, fatti in culo, ragazzi. Non danno che cosa liquido. Non
si può usare da solo autoscritto. Cioè, ma schifo adesso di più quello non può fare niente. Fatto bene però. Cioè per queste scene qui l'hanno fatto bene. Che si macella dove gli spara di notte. Quello si è fatto molto bene. Cioè lì proprio c'è cioè, lo anima, c'è un qualcosa di... può essere sempre un virus, perché comunque... Perché delle moto? Ora siamo soli. Siamo soli con la beretta. Ha detto Riccardo! Ha detto Riccardo veramente! Cioè questi sono che sono belli perché sembra che devono andare in modi diversi. Infatti in base a... No. Porca puttana! Io ma... ma vaffa! Veramente incredibile. Ci si può spostare, Cristo! Apri. Grande, usalo. R1. Bellissimo. Quanti tagli sto video. Maria sega il merluzzo. Devi star bene per correre un po'. Bravo. Cara, la testa aperta con lo stesso. Ecco, vai via. Via dove? Oh Cristo. Oh ragazzo, guarda cosa hai combinato, bastardo. Adesso. Ma lo sei handicappato. Lo sai. Te l'avevo svitato. Però non mi piace troppo giochi. È la voce di Ted di aver cremato. Ah sì? Ma scusa, come ha fatto lui a bruciarsi totalmente proprio? Perché gli è esploso, la macchina dove, però è dove cerchi anche tu. Quindi adesso si è aperto un buco dove posso uscire? Eh? Questo cosa serve? Cos'è sta posizione? C'è la scala, guarda, Ricky. Dove? Ah, scusa, prima non potevo. Non lo so io. Adesso mi prende sicuramente il piede. Non ci va. Ci va. Manna vacca, te. Hai la possibilità di segargli la testa, capito? Vedi? Cioè io che non sono lì, ho capito che sono zombie, quindi si rialzeranno come è successo con la tua tipa, no? Ma vaffanculo, va. Attenzione. Adesso la tua attenzione, dopo che mi guardi. È questa che ti dicevo, l'evoluzione del... secondo me è buono. Cos'è, mi ha dato... Cos'hai preso? Ah, sì. Grande. Cartuccio, sì. Combinalo. No, cazzo, no, sono di un shotgun, non ci vanno lì. Ah, sono pallettoni! Ah. Figo. Oh, guarda che c'è un bel quadretto in giro. No, no, giro. Magari. Cos'è? Queste cose bisogna sempre guardare bene. Poi?
grande di un no, è per aprire la porta, giusto. Le classiche cose della Resident Evil, queste cose. Quando trovavi i pezzi, le cose. Adesso, lo fa adesso, capito? Guarda la mano cucita, visto? Ha la mano attaccata con le graffette, perché con la motosega la tua ragazza, che sembrava buona, che ti ha chiamato a venire a salvare, per tanto cosa che fa, ti attacca e ti mossega la mano. Questa e dopo inizia così, i legamenti dopo. E dopo non lo so, praticamente ti attaccano con le graffette e ti mettono questo orologio. Non si sa come fa a comandare la mano, capito? Cioè, non so come la mano possa ancora funzionare. Però sulla distanza rapida, vicina, preferisco usare il coltello. Ma qui c'era un'altra roba da prendere. Ah, no, era scritta solo. Ok, quindi devo andare a mettere il bue e l'asinello. L'uomo è collassato. Di voi stai malissimo, dai, sangue. Bisogna trovare uno... Ah, il vento è vento. Bisogna trovare una soluzione medica adatta. Prima ha sfondato il muro lui così, mentre passavamo, e lui ha fatto un salto. Passavamo e ha sfondato il muro così. Guarda, Enrico, coltelli ovunque, capito? Coltelli, non ne usa neanche uno. Ma sono quella punta arrotondata. Come Giovanni Mucciacci mi sembra. No, la punta arrotondata era fatta a bosco. Le forbici dalla punta arrotondata. Ecco, vedi, devi mettere quello. No, geniale, sta cosa. All'Assassin's Creed. No, i primi Resident Evil erano così. 1996. Entriamo nell'ambiente. Ecco, la pianta, che bello. Vedi, ci sono sempre dei cosi. C'è una pistola anche. Ah no, vaffanculo. La rivista. Cazzo, ho fatto allenamento bene. Con cosa dovrei combinarlo? La dovresti combinare con un qualcosa per rendere ancora più potente, perché se la prendi adesso, vedi, quello è il tuo status, vedi? Dove, scusa? È l'orologio, è il tuo status di salute. Ah, io l'ho già consumata questa però. Ah, l'hai già mangiata? Perché io l'avrei tenuta o combinata con qualcosa. Potevi vedere se si poteva combinare col chimico, ad esempio. Ah, sì, questo sì però, Questo sì. Vedi, l'hai mangiata te. No! Questo? Voglio combinare. No, se lo volevi combinare con l'erba. Ah, non ne hai zero di quelli. Con l'erba. Se la combinavi con l'erbetta, magari ti creava una formula ancora più potente per guarirti, ti andava via tutto il sangue. Una porta che si è chiusa. Sì, adesso succede sempre così quando entri. Oh, questo qui è mio. Ecco, non sono belle cose queste però. Carica dunque. Proprio trappola fatta apposta proprio. Scusa, trappola che non vedo niente. È chiuso. Dovrò aprirla a forza di sparare. Penso. Se no devo sparare qui. No. Proprio un cazzo. Ah, scusa. No. Per me lo sprechi anche lì. Tanto l'ho finito, quindi. Ma ne avevi uno? Sì, sì. Ah, i pallettoni. Vai a vedere. Cazzo. Culo. Ma è a leva, vedi, si è abbassato. Sì, non te lo togli, si chiude. Devo metterci qualcos'altro al posto del fucile. Sì. Che palle. Vediamo un film insieme, dai. Ma scusa, allora. Adesso perché. Non si capisce che cazzo. Quello? Vedi quella forma lì? Ah, l'aquila. No, poteva essere quel portafoto. Vabbè, no. Non posso prenderlo. Cioè, io guardo molto quelle le cose che posso prendere. Qui è tutto un. Poi vedi cosa c'è proiettato, non ho capito. Una foto. Cioè, è vero niente. Però c'è quell'aquila, vedi? Che è sbiadita. Forse vai, vai, puoi interagire. Ma c'è scritto? Quanto trovate il creatore dei cieli? La figura un cane. E abbaia in alto, quindi ci manca quello. Ci manca un'aquila, secondo me. Leggi il giornale: più di 20 persone scomparse in 2 anni. Ha tutti presi loro. Loro fanno la stessa cosa come ha fatto la mia ragazza. Dice: vieni a prendere. Ecco, trovato. Cosa hai preso? Pendolo dell'orologio. Loro dicono: vieni a prendere. In modo che dopo tutti.
dicono vabbè andiamo a salvare. Ah, perché figata. No, bellissima questa cosa. Living room. Ah. Quindi. No, non puoi essere un po'. Non puoi fare una forma. Ah, madonna, devo. Porca puttana! Qualche ombra di dubbio. devo far vedere. Devo far coprire l'ombra dell'aquila praticamente. Sì, sì, hanno capito, però non con quell'oggetto lì. Mm. C'ho living room, allora non può essere qua. Ecco, questa è Zoid. È la tipa che ti sta aiutando. Te la sei vista brutta da me? No, no. È tuo padre. Una volta a me. Mi dispiace, ma lui è morto. Forse potresti anche cavartela. Cosa? Cavarmi? Vorrei che facessi una cosa, non posso fidarti. Potrebbe servirti una sorta di anni, ma cerca di essere lì. Ok, ciao, ciao, ciao Rico. Buonanotte. Cosa hai detto? Non mi capisco. Mi sono perso. Ha detto forse puoi cavartelo. Grazie. Confortante. Dimmi tu quando vuoi giocare. No, no, vai, vai adesso. Io lascio a te l'onore proseguire per stasera. C'è la nonna là in un angolo, mi sa. Puttana rospa. Mi fatta salire, scusa. Io faccio subito una cosa, giusto per togliermi lo sfizio. Niente. In più come fate a salire le scale. Infatti dai, su, sedi a rotelle. Mi stai lavorando? Zio povero, mi viene in mente Deborah Logan. Porca madosca. Scopriamo che vola. Volevo vedere se qui c'è qualche cosa. Niente. Io vado, quasi quasi vado dalla vecchia. Tutto chiuso queste porte. Io andrei dalla vecchia di lui. Comunque pensa che. Questi angeli. Queste cose qui, cioè queste trame qui, quanto puoi divertirti con lo spettatore. Cioè puoi fare qualsiasi cosa. Adesso questo si alza sicuro. Io non posso attaccare. Non so che nascondi qualcosa. La puoi attaccare? No, non posso attaccare. Qui sì. Qui no. Si può, io non ce la farei mai a fare una cosa del genere. A dare le spalle a un essere del genere. Anche perché hai visto che non c'era quando era lì, quindi sai che sa camminare. Ha la sua carineria. Oltretutto. Ciao. Il fatto che lui si sia sparato da solo, adesso comincia il divertimento. Cioè, ti fa capire quanto loro siano in un guanto, secondo me. C'è un altro fucile. Che boia, l'avevo vista. È la moglie. Dov'è il fucile, scusa? Alzati. Ho appoggiato la porta. Ma dove? Vedi dalla lampada. È vero. Ma scusa, quella dove sta andando qua? Va a cercare il marito. Ma cos'è sto rumore, porca puttana? Quello? Magari è l'hobby di Paparino. Io lo metterei in testa per dire. Puttana. Boh, ma c'è da cagarsi in mano qui. Ma almeno rispetto a PT hai più stanze diverse. Ma io, scusa, le chiavi della macchina la potevo usare sin dall'inizio, quindi. Sì, però come facevi a uscire? Ma lo pestavo? Poi esplodeva da sola, non so. No, ti trovi in modo per. Comunque sì, ci sono varie situazioni che cambiano qui. Dai, dai. Un biliardo. Per essere grande e grandina, dai, la casa. Cassetta mia. Io la guarderei. Sì? Volevo prendere il fucile prima. Dove cazzo l'ho visto? Qua.
Quanta roba da prendere. Sono stato realizzato. No, non è altra moneta. Mi sento che i cazzi. L'ho visto. È proprio il da football. Ma io non vedo il fucile. Dunque, il fucile era. Ma non era in questa stanza. Hai lì. C'è un fucile nell'altra stanza. Sì, ma. Chiavi ma. Della tua macchina. Ok. Io guardo, sì, guardo la videocassetta. La videocassetta di mia, va. Sai cosa, però in certi giochi il sangue va via da solo, si cura automaticamente. Invece questo è il bello, quindi mi cura da solo come nei primi Resident Evil. Non so, c'è l'ale così. Che buono, dobbiamo andare. Ti ha portato il tè così. È nel futuro, visto? 2017. È vero. Giulio... Qui nella casa che ci sarà, una cosa che c'è già, che succederà. Sta succedendo adesso, esatto. Questa estate ci sarò per il culmine. So, però. Mia Winters. Guarda quanto va avanti. Come sta succedendo? Non ho capito. Wow. Si parli di Dio, so che non vuoi più fidarti di me a causa di quello che ho fatto. Ma ci tengo a dirti che quello non ero io. Io non lo so che è successo. C'è così tanto che non sapevi. Hai lasciato lì. Ci hai fatto proprio del male, signorina. Ma è registrata. Cioè, sembra che deve essere registrata adesso, perché c'era lei che andava in là, visto? Cazzo, devi darti adesso. Bellissimo. C'è anche questa cosa che guidi la cassetta, è top. Bellissimo. Quindi lei ancora non è diventata del tutto come loro, diciamo. Arriva la stronza. Vediamo. Arriva. Che è successo? L'ho chiuso. Non è del tutto come loro. Vieni qui, mamma mia. Oh, la madosca. Oh, quante TV mi servirebbero a me, cazzo. Madonna. Qui, nell'altra casa... Stanza. Dove è la stronza? Un po' grottesco, poi. Vedi, devi fare qualcosa. Ma però tu, no? Questo che ogni morte dobbiamo sostituirsi. Ah, è grottesco, sì. Ho usato qualcosa che mi dà fastidio. Cioè? Sento una fitta al diaframma che non ti dico. Trova oggetti dietro cui nasconderti per evitare Marguerite. Che bel nome. Voltati rapidamente. Premi L più tondo. Devi entrare lì veloce. Però non andare dove sono andato io, lì. È chiuso. Nasconditi. Ah, di là, guarda. Vado in fondo. Nasconditi. Meritarmi tutto questo. Offrirti del cibo e un tetto. Ma non stai lì. Non riesco proprio. Proprio per niente. Questo è un dono. Vai via dall'altra parte, magari torni indietro. Cambiato stanza. Non è mica più quella di prima, scusa. Questa strada si sono più di quanto sei facendo. Che cazzo è questo? Ma che cazzo devo fare io?
cosa. Voglia. Oye, nasconditi. Una termosidrica qui. Non è vuoto, non è niente. Ma ti vede lì, eh? Vai, vai, vai indietro. Rientra in stanza. Vai, vai. La porta che è aperta, quella lì. No, l'altra a destra. La negra. Questo è. Ma dobbiamo andare dall'altra parte. Beh dai, una bella aspettativa. Ragazzi, che non stiamo parlando perché io mi sto pisciando addosso. Dio offriamo ospitalità! Dio offriamo i nostri cuori! E tu invece cosa fai? Cuori proprio. Arriva, arriva. C'è la luce. Che buono. Questo sono pessimo di città. Subito così sono questo. Sì, però. Intelligenza del. Ok, ora riproviamo. Vai. Dietro. L'intelligenza del computer è zero, però. Là a destra non c'è niente. Scusa. Guarda, guarda a sinistra. Cazzo, che figata. Il tuo animale preferito, tra l'altro. Andava bene, Nico. Devi girare un po' di. Esatto, così più su addrizza quella parte là, vedi? Sto volando. Poi il resto. Ecco. Sì, cazzo. Come vedi anche agire dopo, certo, non lo vuoi più, non si spacca il muro sicuro, un po' Outlast, vero? E poi tanto il battito cardiaco del tutto. Ti amiamo! Perché non lo vuoi capire? Che fa? Unisci le mani! Questo posto è l'incarnazione del suo nome, ma tu sei troppo stupida per capirlo! Che la piccola Iti possa sopportare queste stronzate per sempre! Che la piccola Iti? Ah, mia cosa, di questi stupidi, cioè, che mi hai sentito! Mi hai sentito! Cioè, dove cazzo andava? Appena passa di nuovo di qua, devi andare da dove lei è venuta. Sai giù che adesso torni indietro. Appena passa, tu vai là. E vai a destra. Ci arriva. Vai, 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 già, vai pure.
signorina? Utile. Cioè, queste cose sono una cazzina, non capisco queste cose. Ma si viene fuori. Nessuno dove crede di andare. Aiutami, se ti hai detto di non venire, che cazzo, poi si aiutami. Ma lei tra l'altro qui si era già, aveva già incontrato Ethan. No. Dici di no? No, lei ha disseminato il videocassette in giro. No, lo so, però si era già incontrata con Ethan, che lui gli ha dato l'accettata addosso. Insomma no. Cioè, fa... Non è insanguinata. Vabbè, cosa c'entra? Però... Dice... quello che ho fatto. Per quello che ho fatto. Che l'ha chiamato lì. Boh, non si sa però, non lo so. No, ma lei va in giro a fare un altro video, mi sembra. Però lei, vedi, a volte è normale, a volte no. Anche quando ti incontra te, subito è normale, poi tramuta. Però tramuta solo quando, per esempio, la prendono e che va dentro al muro così. Che lei è a sedere e poi la prendono. Te non hai visto il video? No, no. No, sì, l'ho visto. Quando lei riesce a sedere, lui va in giro a cercare e si sente un gran casino e si vede che lei non c'è più e l'hanno presa. Ah, e quando la ritrovi da sotto alle scale, che è vero, sì, sì, lei sì. Lì è mutata. Madonna. Però prima era normale. Qui che cazzo devo fare? Che ti hanno fatto, mia? Dai, ma che frasi del cazzo. Hai visto che c'era la foto però di lei, della bambina piccola e di quella più grande? Sposta, ma che risposta con delinquente, pezzo di merda che abbiamo preso nel salone dell'entertainment. Non starà mica parlando di me? Assolutamente no. Niente da fare, così non va. Cioè, scusa un attimo, guarda questa. Ma purtroppo qui non si può vedere. Cioè, tu non hai idea di questa qui. Di che cos'è? Però va bene. Però va bene. Però va bene. Ah, devi andare di là, eh? Ah, in fondo a sinistra. Piano su. Ciò. Dobbiamo. Ah, ecco, vedi. Oh, perdevi l'erba. Che boh, quest'erba che ci piace, cazzo. Guarda per me. Però non la vuoi potenziare un po'. Appunto, combina. Vedi mo. Ecco, così è diventata una di quelle bottiglie, come dicevo prima. Sì, boh, che animali di merda. Fusta. Ah, sono quegli stronzi lì che sgommano il parcheggio. Ma ti rendi conto? Io compro la macchina e poi sgommo. Fatti schifosi, maledetti. Georg. Yogurt. Che cazzo è? Ti vuoi far trovare impreparato? Ma non lo sai che è pieno di lupi. Oh, un bel bagnetto, come si suol dire. Bravo. Bello. E nell'angolo di oltre abbiamo tutte le correnti per un bagno rilassante. Ottimo per avere tutto quello che ci servie. Ecco, la pipa. Cultura di Lennia. Gira un po', gira. Ma non so che tipo di... Dio solo sa la natura di questa melma disgustosa. Per me non lo sa neanche lui. Ah, vedi, scultura di legno, scultura della forma bizzarra fatta di legno. Vedi, è diventa ragno dopo. Giralo. No, non è ragno questo. Giralo anche su, ecco, così. Ecco, guarda, è l'aquila. È l'aquila, sì, è vero. È vero, è vero. Sì, ragno, vuol dire aquila. È uguale. Grande, pallottole. Grande, zio capra. Sei amico.
Caro Farenz, ti scrivo. No, però qui non va bene. Moneta antica. Qua ognuno sente i video che vuole. Usate, secondo me. Io raccoglierei un cucchiaio di quella roba e la degusterei. Porca della troia! Immaginare. La mia piccola Joffa. C'ha qualcosa di grosso. Come vedi, la famiglia è solo parte del suo dono. Ma il suo dono? Di chi cazzo stanno parlando? C'è una massa, ma non so se l'hai visto. Ah, devi andare, amico, devi scappare. Esci di qui. Vabbè, torna nell'atrio di sotto. Sinistra. Destra. Vai giù, giù. Vabbè, che non c'è più. Vabbè, nasconditi. Devi andare di sotto, sicuramente. Ah, sì, vai dentro a dove c'è il fucile. A sinistra. Qui a sinistra. Qui? Vai, sì. Entra, prendi il fucile. Adesso è nella merda, scusa. Ok, no, aspetta. Non è che lui entra, non c'è la chiave. Aspetta un attimo. Hai capito cosa intendo? Vedi, non viene più. No, l'ho usato, vaffanculo. Ma hai fatto bene. Non lo volevo usare. Non stavo male ancora. Visto? Ora, vabbè, ora se vuoi puoi rimettere a posto il fucile. Vabbè, c'è qualcuno lì dentro, lì fuori. Ah, mi ha tirato. Vabbè, adesso sono andato. Ma più che altro. Io mi munirei di pistola. Visto che ce n'hai. Boh, che massa avevo. Pistola. Ma sì. in alto basta andare con le frecce. Eh? Basta andare in alto con le frecce. Sì, l'ho visto, Tu! Ah, è qui! Zio Pera! Ah, vai pure nella stanzina un attimo, perché sì. Non ci ho poco. C'è tempo per queste cose. Ah, però. Bisogna sparare. Ecco. Zio porco, mi sto cagando in mano. Non devi sforzarti molto di più, ragazzo. Beh, è troppo. Ah, devo mettere. Devo mettere. Ma prima devi trovare il modo per fregarlo. Se non dobbiamo trovarlo, io ci arrivo un po' le scale. Mi sparerei da sopra. E la sei proprio cercata. Cioè, allora vaffanculo. Ma che cazzo di morto. Boia. Giuro, ma la tensione non riesco a sparargli. Io non... Mi conviene stare in guardia. Io non riesco a. Non riuscirei a cavarmene in situazioni del genere. Devo aspettare che sia fermo. La testa, ragazzi. Penso che faccia la sua differenza. Ma tu sei rigenerato! Sì. Visto quella merda che. È un Uroboros allora. Tutti giù, la stessa sera che qui. E c'è a corto di munizioni. Il figlio di troia. Mario, guarda indietro prima se hai il tempo. Sparami. Ah, sparami. No.
dietro di te? Non lo so. No, l'ha detto di sparare al cassetto. Da una boia. Prova a andare nelle altre stanze, sennò... Andiamo! No, no. Cazzo. Non di... si andrà indietro. È atroce sto gioco. È bello così, tipo, non c'era un gioco ancora. Dove diavolo credevi di andare, figlio? Vai su di sopra, adesso un attimo. Vai di sopra. Ora troviamo un modo. Ecco là. Questo è già qui. Vai, di là. Torniamo lì di là, perché qui ho visto che non c'è un cazzo da fare. Andiamo qui a destra. No, no, a destra. Qui. Giù di qua. In fondo a sinistra. E qui giri intorno. Puoi nasconderti qua, no? Oh, penso di entrare. Guarda qui a destra anche entra. C'è la porta lì. L'intelligenza anche del gioco che riesce a passare di qui, c'è queste cose, mi piace un sacco. Boh, si sente che qui. Vieni fuori, vieni fuori, ovunque ti trovi. Ma devi stare vicino. Stai vicino. Guarda dentro il cestino. Sì, l'ho visto, sono grosso. È lì? Dov'è il mio piccolo Ethan? Non fai mica così, no? Cosa hai fatto? Io cane, lì! Alzati un attimo. Io non capisco queste interazioni con gli oggetti inutili. Ti fa sperare. È realistico, se nei videogiochi c'è sempre qualcosa dovunque, invece qui no. Io uscirei da lì e andrei a sinistra, dalla terrazza.